Il ritorno di Lord Svartek ha sbloccato. Ma. No. Aspettate, non capisco. Allora, calmi tutti. No, perché. Configurazione comandi. Nessun ingresso. Infatti, cioè, potevo saltare, ma non potevo muovermi col controller. Cambio dispositivo. Ma non mi hai fatto dire quale. Oh, accetta. Indietro, sì. Che sciave, signore, è stato un casino. Abbiamo sbloccato la missione di Lord Svantecca. Ma la faremo adesso? No, perché il ritorno di Lord Svantecca è una missione extra del gioco base. Invece noi facciamo quelli del DLC. Cioè, noi facciamo quelli del DLC, non è vero? Eh sì, signore. E dopo Takodana, dov'è che sono andati i nostri amici? La base Starkiller. Sì, ma. Ah, in effetti c'è un livello. Si chiama Fuga dalla base Starkiller. Sono sicuro che sia quello giusto. Sì, ma tanto per vedere, qua c'è il ritorno di Lord Svantecca, che infatti aveva dei Gold Bricks. Sicuramente, signore. Qua c'è soltanto il prologo di Endor, noioso. Taul, ce n'è uno, noioso. Su Takodana abbiamo già visto, ma ricordiamoci che c'è anche niente, giustamente. Eh sì, in effetti è giusto. E poi qua c'è il corsaro Crevisi, io adoro il corsaro Crevisi, è il mio marito. Non è vero, vai. Qua c'è caccia ai Raptor. Qua che cosa c'è su Dakar? Polaris Scossa. Siamo a livello normale, vero? Ah sì, è quello dove si salva Akbar. Che schifo, lo so. E Assalto Ottegal. Quindi oggi l'ultimo livello del DLC, vi rendete conto? Eh sì, fuga dalla base Starkiller. Un vero casino. Quanto pare. Ma prima. La sigla, lo sappiamo, lo sappiamo. Lo so. E allora sigla. Fuga dalla base Starkiller. Se lo dite voi. Sì, il primo ordine non è riuscito a impedire che la resistenza si impadronisse della mappa che conduce a Luke Skywalker per evitare che i nemici facciano uso di. Vabbè, andiamo con calma. Per evitare che i nemici facciano uso di questa informazione, il primo ordine ha puntato la Starkiller verso Dakar, il quartier generale della Resistenza. Lentamente l'enorme arma inizia a caricarsi, risucchiando l'energia del sole vicino. Nei cieli sempre più scuri, sopra l'installazione dell'arma, i cacciatai danno battaglia a una squadriglia di Ala X in netta inferiorità numerica. Mentre il tempo a disposizione si esaurisce, i coraggiosi piloti della Resistenza, Kaifen Ranli e Tenente Wright, cercano disperatamente di impedire la distruzione completa di Dakar. Sapevamo. Ma c'è ancora il mio amico Lobot qua? Sì. Ah, se ne vada, è il momento di iniziare il livello. Ok, scusa, mi piaceva stare qua. Vattene. Quindi, combattimento finale della base Starkiller, usiamo i cattivi per fuggire, in pratica. È assurdo. Capo Nero, c'è un bel buco nuovo nell'oscillatore. Pare che i nostri amici siano entrati. Rosso 4, rosso 6, copriteci! Ci sono! Ricevuto! Rosso 4, rosso 6. Arriveremo come secondo gruppo. Grazie di avermi No, proposto. aspettate, usiamo i buoni adesso. Usiamo la donna e il mostriciattolo. E il mostriciattolo è uno di quelli che muore per di più. Oddio, Mi hanno colpita! Vado via! no! Usiamo lei versione omino? Aspetta, ma lui nel film esplodeva. Se non ricordo male. Ah, lo fanno esplodere, ma in realtà. Non mi si toglie di dosso. Non ora. E se ne va. Cioè, fa eject. Ma che diavolo è sta roba? Non sto capendo niente. Ma stava cadendo giù, come. Ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta, non. Sì, dobbiamo andarcene. Smettila di ronfare. Io non sto capendo.
Anche io sono felice che tu ce l'abbia fatta, meglio che niente. Ma che dialogo è? Se Po ce la fa, tutto salterà in aria in poco tempo. Almeno ci scaldiamo. Mentre cadevo ho visto una pedana d'atterraggio. Chiediamo se gentilmente hanno posto per altre due. Scusa, ancora tre. Beh, due e mezzo. Ma si decida. Se l'oscillatore collassa, tutto il pianeta è spacciato. E allora perché ci hai portati qui? Hai nascosto una navetta da qualche parte? Sono andato nel panico, davvero. Eravamo spacciati. Oh! È la resistenza. Sono stati loro a fare questo. Lo credo bene, se voi non sparavate sui nostri pianeti, vi avremmo lasciati in pace. Invece, chi è che ha iniziato? Voi. Scusi. Allora, signori, mi fa usare subito la donna, ma io voglio cominciare con sto mostriciattolo. Wow, wow, quanto picchia. Puoi usare anche lui. Chissà se lui ha le super mosse. No, non ce le ha. Lui invece sì. Yes! Scusa. Il generatore funziona. Sì, fermo lì. Troverò il modo di farti passare. Ok, lui ha le bombe. È agile. Spara. E ha il super fucile. Lei invece non è agile, nel senso che non ha il doppio salto in alto. Ha la pistola semplice. Però ha anche il rampino e la maschera antigas. R3 e Z3. È un idiota. Quindi possiamo andare avanti. Oh yeah. Dobbiamo montare qualcosa sicuramente per far piacere a tutti. Allora, possiamo montare questo. Vero? Vieni, laggiù c'è un crepaccio e mi servirà il tuo aiuto. E mi servirà il tuo aiuto. Ah, perché lui è super agile. Non quindi c'è abbastanza roba per fare un ponte. Do un'occhiata dall'altro lato. Stavo appunto dicendo, gli creiamo la pedana per la super velocità. Ma prima dobbiamo distruggere la super cosa argentata. Oh yeah. Perfetto. Andiamo. E vabbè. Lego City Undercover, versione neve, è incredibile. Allora, montiamo? Signori. Guardatelo. Cosa fa? Puoi venire a salutarmi? Scusa. È stato un piacere. Comunque qua io mi sa che si è buggato il gioco, perché teoricamente ho distrutto quello. La prossima volta guido io. Forse servono anche altri pezzi, in effetti. Aspettate. Tac. Ok, buttiamo giù questo. La tank. C'è un sacco di materiale laggiù. Fantastico. Così prendiamo lei col rampino e creiamo il ponte, perché sennò il nostro R303. Farlo più sottile e traballante. Certo, posso rimuovere qualche pezzo. Scusate, R3Z3. No, aiuto. Che gran paura. E qua cosa si monta? Una roba per un mini kit? Ah no, è sempre questo. Ma perché sta tornando indietro? Non capisco. Abbiamo tutto. Abbiamo la signora col rampono. Oh oh, ci attaccano. Signora, arrivo. Arrivo, sono super forte, guardate. E tra poco avrò anche il super attacco incredibile. E farò paura a chiunque. Questa torretta deve avere una squadra di manutenzione. La cella di energia è prosciugata. Allora ricarichiamola. Oh, non andremo lontani. Oh no! Non andremo lontani, no! Ok, ah, si ricarica a salti. Ok. E adesso montiamo a destra. Perfetto. Giusto? Ah no! Con questo ho aggiustato la piattaforma e ora ricarichiamo la batteria. Ok. Intanto mi prendo un po' di soldi. Che male non fa. Ah no, avrei dovuto comunque farlo dopo. Vabbè, comunque avete capito.
Ce l'ho fatta lo stesso. Sì, muoviamoci. Ah, perché devo schiacciare A? Cioè, sono diventato il coso? Sì, a quanto pare sì. Ma tank! Che super forza, amici. Di essere un artiglio innevato. Andiamo! Perché il mio commentary non è un granché? Perché questo è il classico livello che mi annoia. Ah. E poi è pieno di dialoghi che mi interrompono. E come sapete distrugge il mio commentary in maniera incredibile. Ah, adesso ho anche il singhiozzo. Potrei andare qua a recuperare il mini kit, e invece... Allora... Là c'è una super... interessante. Distruggiamo tutti! Distruggiamo tutti! Attenzione che qua io voglio l'achievement per loro. Voglio ucciderli subito. Mannaggia. Ho sprecato tutto. Ok. Ma perché non posso mirare altrove? Ah, ecco, posso mirare altrove. Aiuto! Difenditi. Schiaccia il primo ordine. Oh, ce l'ho fatta a usare l'achievement. In pratica ero usare questi per uccidere i cosi qua, i soldati dell'impero. Del primo ordine. Riusciamo ad abbattere la torre, siamo bloccati qui. Vedi un punto debole? Fammi controllare. Fammi controllare. Ovviamente è la base stretta sotto. Perfetto, ci penso io. Mancato. Faccio schifo. Ora ti ho preso, bello. Wow, ottimo lavoro. Che dici, un po' più corto, no? Forse il caso. Oddio. Così può andare. Ho allentato il coperchio. Aha. Teste di latta. Aspettate, che io voglio gli achievement. Non posso ottenerli però. Ma quello là è un tizio lontano. Ma scusate, per curiosità. No, togliti. Durante la battaglia con Blaster schiaccia il primo ordine con ogni mezzo disponibile. Fantastico. Ne stanno aggiungendo un sacco per questo DLC, di cose, come si chiama? Di achievement. No, perché a lui stavo sparando da 2 ore. Ma ora posso fare così. E così. Ucciso. In un gioco Lego. Non ci farà fuggire dal pianeta. Può portarci alla piattaforma d'atterraggio. Oro. Giusto? Non dirmi che era bronzo. Mi confondo sempre in sto gioco. Certo. Vediamo se è super forte. Lo è davvero. Però ci vuole Akbar. Oppure. Mannaggia. Ok, volevo volare un po' con lui per vedere com'era. No, ho sbagliato signoro. Signoro? Si decida lei. O è signore o signora? No. Potremmo riuscire ad avviare i blaster degli Ala X. Signoro. Oh, stavo per dire, finalmente. Prima o poi si doveva servire lui. Tac. Che bello questo minigioco dove non serve alcuna abilità. D'accordo. E finalmente. Forza, non siamo ancora fuori dal pianeta. Andiamo su. Ci sarà una sessione di corsa. E ci sarà un achievement. Pare che poi ci sia riuscito. Vuol dire che l'arma è spacciata. E noi lo saremo tra 5 minuti. 5 minuti. Piattaforma. Cioè, sai esattamente quanto tempo ci vuole alla base Starkiller di esplodere? Quanto pare.
Ok. Guida, io sparo. Finalmente, ammetti che sono il pilota migliore. No, 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 cos'è? Una mira terribile. Abbiamo compagnia. Geyser. Non voler lasciare questa bomba. Non voglio dare un passaggio ai soldati imperiali. Camminatore. Se tu ci creda o no, l'avevo visto. Non si arrendono, eh. Ok, soldi. Tac. Per tre. Per tre. Torretta. Soldi. Per quattro. Fantastico. Ah. Mamma mia. Monte fatto qua. E si distrugge. Uno su tre. Non so neanche cosa. Terribile. Altri soldi. Sempre per quattro. Sì. Per quattro. E per quattro ancora. C'è un mini kit. Evitalo. Avevo detto evitalo, l'ho preso. Grazie in pieno. Per il consiglio. Miravo alla parete. Sì, sì. Sta crollando il soffitto. Sono dei pezzetti. Quasi mi colpiva. Oh. Ma che cavolo? È straepico, ma non posso evitarli. Non vogliono farci andare via, eh? Provo a convincerli. Manca molto? Manca no, molto? Ci siamo quasi. Se la fortuna continua ad assisterci. Ah! La fortuna si mette in pausa perché volevo vedere. Fai un salto nel vuoto per sfuggire al primo ordine. Vabbè, questo qua mi sa che te lo regalano gratis. Quella che ha fatto abbattere i nostri ala X. Sì, quella. Ok. Ho distrutto il cacciatai sopra di noi. Veloci. Fantastico. E adesso? So cosa fare. Ok. Ehi, non è vostro. Adesso sì. Adesso sì. Comunque anche lui si salva, eh. Quelli lì no. Ed ecco che rivediamo l'esplosione. La morte nera 3. Abbiamo finito. Torniamo a casa. Bozang. E aggiungeranno una scena, esatto. Ma no. No. Ehi, non è vostro. È ora di un passaggio R3. Mamma mia, quanti achievement. Cioè, 4 achievement in un livello abbiamo fatto. Li guardiamo dopo con calma. Mattoncino d'oro sbloccato. Ok. Mini kit sbloccato e lo sapevamo. Sto schifo, va bene. E poi cabinatore d'assalto del primo ordine. Davvero? Ma io sono curioso dei personaggi. Ah, perché non c'era nel gioco base lui? Molto strano. Tenente Wright, R3, Z3 e basta. Abbiamo finito appunto i personaggi del DLC. Perché abbiamo finito il DLC, quindi godiamoci questi tutorial, sì tutorial, questi achievement, perché ho detto tutorial? 4 mi ha sbloccati. Ehi, non è vostro, completa fuga dalla base Starkiller. È ora di un passaggio R3, ottieni vero Jedi in fuga dalla base Starkiller. Ah, attenzione, un altro atterraggio da manuale, fai un salto nel vuoto per sfuggire al primo ordine, schiaccia il primo ordine durante la battaglia con Blaster, schiaccia il primo ordine con ogni mezzo disponibile. Fantastico, quindi abbiamo fatto pure non ho visto quanti soldi abbiamo preso in effetti, ma a quanto pare tanti. Ottimo, ottimo. Perfetto, quindi ci vediamo al prossimo video con questi livelli del DLC Season Pass. Abbiamo finito, si passerà con calma all'esplorazione, quindi alla prossima.